assurde, le mani grandi, nodose. Era mio padre, assomigliava a mio padre, morto da 20 anni era mio padre, eppure non lo era, quello non era neanche un uomo, aveva tra le mani una palla rossa. Al Teatro Comunale di Mendicino, la compagnia Manacuma ha portato in scena Quanto resta della notte, di e con Salvatore Arena. Un altro appuntamento della rassegna di teatro contemporaneo Sguardi a Sud, curata dalla compagnia Portagenere e patrocinata dal Comune di Mendicino. Siamo in compagnia dell'attore e autore Salvatore Arena. Salvatore, ci ha regalato uno spettacolo carico di emozioni. Dalla tua interpretazione hai trasmesso rabbia, disperazione, dolore, rimpianti, paura, rassegnazione, rimorsi, ma anche resilienza e perdono. Come nasce la storia di Pietro? La storia di Pietro nasce dal bisogno che ha ogni essere umano di riappropriarsi della propria memoria, perché anche se la propria memoria è piena di dolore, di eventi tragici, essi stessi fanno parte del suo essere e sono innegabili, non si possono cancellare, possono essere un supporto, è un compagno di viaggio con cui ci dovrai fare i conti per tutta la vita e prima o poi tornano sempre a bussare. Quindi la necessità di raccontare un dolore, di raccontare una memoria apparentemente cancellata mi spinge e mi ha spinto a scrivere questo testo. Piano, mia madre aveva ripreso a respirare. La descrizione dei luoghi, delle emozioni, delle scene vissute sono così tangibili. Qual è stata la difficoltà, se c'è stata, di appunto trasformare le parole in emozioni? Le parole si trasformano in emozioni se nascono da una necessità del dire, cioè se sono necessarie, allora non provi un grande sforzo a far vedere una madre, perché tutti quanti abbiamo una madre, o a vedere un fiume, perché tutti quanti abbiamo visto un fiume, sappiamo com'è l'acqua. Se tu le cose le racconti per come le vedi e come le senti, arriveranno a tutti, perché si parla di cose universali. Il teatro è universale e a teatro uno va per farsi un proprio percorso all'interno della storia di un altro uomo che sta sul palco, va per emozionarsi, va per liberarsi dei propri pensieri molto banalmente o dei propri dolori molto segretamente. Che sensazioni ti ha trasmesso il pubblico? Ho avuto un grande aiuto da parte del pubblico, perché come in tutti gli spettacoli, nel caso specifico nel racconto, il racconto vive se c'è un pubblico che ti rimanda le energie. Se tu poi sei stato malato fino a 2 giorni prima e non hai energie, la cosa più importante è che il pubblico ti aiuta a raccontarlo, e il pubblico in realtà ti aiuta a raccontarlo. Che collegamento c'è tra la morte del fratello e la malattia della madre? Ma allora non c'è nessun collegamento. C'è un collegamento tra la salvezza di Pietro, colui che racconta, e la malattia della madre. La madre, come tutte le madri, partorisce il figlio la prima volta e lo mette al mondo. È evidente che la madre deve rimetterlo al mondo, visto che lui parla di non avere fame, non avere sete, non avere sonno, quindi è fuori dal mondo perché è attraversato e devastato da questo dolore e quindi fuori dalla vita. Allora la madre, attraverso la sua morte, lo genera una seconda volta a nuova vita, consapevole di quello che gli è accaduto, ma anche con la possibilità che le cose possono andare avanti e che alla base di tutto forse bisogna perdonare queste mani e questi occhi. Quanto resta della notte? Ma più che a me resta la gioia di farlo, l'amore da distribuire alla gente, alla mia famiglia, alle persone che conosco e alle persone che non conosco. Quanto resta della notte è in ognuno di noi. Ognuno di noi ha un quanto resta della notte dentro. Dimentichiamo perfino fratelli e madri. Io non ho mai dimenticato fratelli e madri. Siamo insieme a Massimo Barilla, direttore artistico della compagnia Manacuma,
vincitrice nel 2019 del premio della critica Associazione Nazionale Critici Teatrali e impegnata nell'ambito della nuova drammaturgia e del teatro civile. Allora, come nasce questa compagnia teatrale? La compagnia nasce ormai 25 anni fa da un nucleo di artisti con competenze diverse che si sono ritrovati nell'idea di cominciare a costruire un percorso sulla possibilità di raccontare attraverso il linguaggio performativo e soprattutto teatrale. Nel tempo si è strutturata come un nucleo stabile in cui convivono drammaturgia, ovviamente musica contemporanea, ma anche le competenze di chi come il nostro scenografo realizza tutta la parte tecnica. E quindi è una compagnia multidisciplinare che nel tempo è riuscita anche a sviluppare un lavoro territoriale molto forte, anche oltre ai successi nazionali e internazionali, a provare a costruire innovazione sociale sul territorio e restituire questa competenza acquisita negli anni anche in percorsi che sono appunto di crescita per tutta la nostra comunità. Quindi noi teniamo molto a questa doppia dimensione, non solo la parte artistica in senso stretto, e ci nutriamo di questo fondamentalmente. Abbiamo scelto di restare qui, nonostante siamo un po' sparsi per l'Italia, e quindi anche il nostro immaginario, quello che poi mettiamo in scena, nasce dall'esigenza di raccontare storie che sono per noi necessarie sostanzialmente.